andiamo subito in tema Norman. La norma è stata composta ovviamente da Bellini, uno dei più grandi compositori italiani. La norma è la sua opera più famosa, è vissuto nella prima parte dell'Ottocento. Facciamo questa piccola lezioncina. La prima volta che quest'opera, che la norma, è stata messa in scena, quindi il debutto vero e proprio, è stato alla Scala di Milano. E il nostro maestro Laguzzi ci sa dire anche quando. L'anno era 1831, il giorno era il giorno dopo Natale, quindi 26 dicembre, santo, il catechismo ci siamo. Quindi circa 200 anni fa. E il debutto sapete com'è stato accolto? Ho sentito qualche voce, è stato accolto malissimo, è stato fischiato, è stato contestato, tanto che lui scrive a un suo amico che è stato un fiasco mastodontico. Questo significa che anche voi, se a scuola, se nello sport, in qualcosa che per voi è molto importante, se fallite una volta, se inciampate, se avete un incidente una volta, non succede niente. Questo non mette in dubbio quello che siete voi, la vostra bravura, il vostro valore. La norma, abbiamo detto che noi siamo vestiti in tema, no? Siamo vestiti da sacerdoti e sacerdotesse. Di che cosa parla allora? Felice Romani e Bellini hanno avuto un'idea molto particolare, perché hanno ambientato la norma nel 100 d.C. Dove, lo sapete? In Gallia, che era stata conquistata nel 50 a.C. dall'impero romano. Voi sapete da chi era? Cesare. Giulio Cesare conquistò nel 50 a.C. Stiamo parlando adesso del 100 d.C. I Galli vogliono liberarsi da questo dominio. Chi è che di voi ha letto Asterix e Obelix? Ecco, quindi insomma voi sapete, conoscete meglio di tutti questa storia. O chi ha visto il film? La sigla era questa. La norma inizia proprio così, con questi druidi, questi galli che vogliono combattere, vogliono liberarsi dall'impero romano e sono tutti radunati in questa selva sacra a questo dio. Ovviamente la sacerdotessa si rivolge alla luna e la chiama Casta Diva e canta: Casta Diva, che in argenti queste sacre antiche piante della foresta, a noi volgi il bel sembiante, guardaci in faccia, senza nube e senza vel, quindi senza filtri. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Maestro, adesso c'è un'introduzione, prima che Norma canti, un'introduzione bellissima affidata al flauto, che poi viene sostenuta dall'oboe. Infatti Norma emette dei vocalizzi, il coro invece è molto più piano, appiana il tutto. Voi sapete che cos'è un vocalizzo? Una sorta di virtuosismo. Si parla di vocali perché non si chiamano consonantizzi, perché con le consonanti è impossibile fare questi esercizi virtuosi. Ecco. Anche se in realtà c'è una consonante su cui si possono fare i vocalizzi, anche se sembra un gioco di parole, provate a pensarci, quale può essere una consonante su cui si possono fare questi? La R. La R, diciamo che è un po' cacofonica, però ci può essere. Ce n'è una più dolce, che accompagna meglio. La M, bravissimo. Canta: Mira, o Norma, ai tuoi ginocchi questi cari tuoi pargoletti. Questo è un momento malinconico in cui ci sono solamente tre note sotto, un do, la, fa, che si ripetono continuamente, tre note ripetute uguali con minime variazioni. È una musica essenziale e c'è un finale salvifico. E io con questa chiusa vi voglio salutare, voglio lasciarvi andare a godervi lo spettacolo e spero che voi possiate
toccare le vostre corde più nascoste, le corde più intime, più fragili, e lasciarvi andare. E possiate seguire la musica, possiate seguire il canto, possiate seguire la poesia. E mi raccomando, questa sera, prima di andare a dormire, per favore, ascoltate su YouTube Casta Diva cantata da Maria Callas. Poi magari fateci sapere se vi sono venuti i brividi. Vi vogliamo rivedere qui, molto presto. Buona serata.